Mamara te! Oh, ciao, carissimo! Da lontano sei la coppia spudorata di Roberto. Smagheria, touch and meet you, no? Dai, su, dammi un abbraccio, saranno 10 anni che non ci vediamo. E allora? Come stai? Sto bene. L'abbraccio di un truffatore che si finge vecchio conoscente o amico del figlio o del nipote, mandando in confusione l'anziano e raggirandolo. Una scena sempre meno inusuale nel territorio pesarese, che ora diventa uno spot per prevenire simili truffe. Sicuri di essere al sicuro è la prosecuzione di una campagna di sensibilizzazione avviata da anni dal Comune di Pesaro e che si rafforza con la collaborazione di Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri e col finanziamento ministeriale di 17.000 euro. Grazie alle forze dell'ordine abbiamo approfondito la questione per però presentarla al pubblico in maniera semplice, leggera, perché ecco, è importante arrivare a più persone possibili e fare una comunicazione che sia incisiva. Quindi il video lo è, perché c'è poi il bravissimo Carlo Pagnini, che è un'istituzione a Pesaro, insieme ai bravi ragazzi attori della Piccola Ribalta. Ecco, vogliamo comunicare un tema importante in maniera leggera. Può capitare che gente mai incontrata prima si avvicini a voi inventando storie, fingendosi qualcuno che non è. Non dategli mai corda, fidatevi sempre, è solo di voi stessi. Se non ve lo ricordate è perché sicuramente non lo conoscete. Se dovesse capitare anche a voi, non vergognatevi e denunciate immediatamente il furto alle forze dell'ordine. Quella a cui avete assistito in pochi minuti è una storia ordinaria, quello che normalmente può succedere e può accadere per strada. Utilizzate i numeri di emergenza, se vedete qualcosa che non vi convince, chiamate senza problemi e quello che è un racconto diventa fatto reale e consolidato per la città. Mi raccomando, chiamate. Questa è proprio la classica modalità di truffa che è stata individuata proprio nel territorio pesarese. Per noi è molto importante che chiami subito, appena si rende conto di aver subito il fatto, perché in questo modo si attiva subito la macchina della Polizia di Stato, delle forze dell'ordine, e si può individuare subito anche il malfattore. È importante che cerchi di ricordare come è vestito, se uomo o donna, le fattezze, perché in questo modo, anche grazie alle nostre squadre volanti, possiamo individuare subito il truffatore. Ed è importante per noi che l'anziano o la vittima faccia questo e che non si senta e non si vergogni di farlo, perché si gioca anche molto su questo, sulla percezione di sé. Una persona si sente truffata e si sente lei colpevole di essere stata vittima di un reato commesso da altre persone. Invece a tutti può capitare, giovani e anziani, quindi l'importante è che chiamino subito le forze dell'ordine. Solo facendo così siamo sicuri di essere al sicuro.